Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video svuota la spesa. Oggi sarei anche meno scappata di casa rispetto al solito, perché in genere in questi video sono sempre sfatta a livelli estremi. Oggi sarei in teoria più sistemata, peccato che piova ininterrottamente da settimane e anche stamattina piove. Capelli lavati ieri, ci ho beccato la pioggia ieri, ci ho ribeccato la pioggia oggi, quindi. Vabbè, soliti preamboli che non interessano a nessuno. Comunque direi di cominciare subito con la spesa, perché c'è un pezzo forte in questa spesa che io non vedo l'ora di provare. Non l'avevo mai visto, poi magari in realtà è una cosa vecchia, vecchissima, che tutti conoscono, che non conoscevo solo io. Però, ok, cominciamo. Ho preso un broccolo romanesco. Ah, dal precedente video svuota la spesa e anche da quelli precedenti, a me capita spesso di dire che mi sembra che i friarielli e i broccoletti, a mio avviso, siano la stessa cosa, ma che magari hanno due nomi diversi, o che magari si chiamano friarielli, però da queste parti li chiamiamo broccoletti. E tante volte mi capita che nei commenti qualcuno mi scriva: ma i broccoli no, sono proprio un'altra cosa. E no, i broccoli lo so, i broccoli sono altre cose. I broccoletti, quelli che dico io, broccoletti, quindi non broccoli, sono proprio uguali ai friarielli. E friarielli non friggitelli, che sono tipo peperoni. Però io vi dico che sia la forma della pianta, sia poi il sapore è esattamente lo stesso, quindi secondo me io sono convinta siano esattamente la stessa cosa o al più appartengono alla stessa famiglia di piante. Però ecco, quando mi dite i broccoli sono un'altra cosa, sì, i broccoli sono un'altra cosa, però io non intendo questi broccoli, intendo proprio i broccoletti, che sono proprio delle verdure a foglie e proprio uguali identiche ai friarielli. Vabbè, chiusa parentesi. Mi sono presa un po' di carciofi, 1 euro l'uno, ma non è tanto 1 euro l'uno, raga. Sono anche di stagione, non sono di stagione i carciofi. Sì che sono di stagione i carciofi. 1 euro l'uno, raga. Solo che oggi avevo proprio, me li farò stasera questi. Avevo davvero voglia di carciofi, ho detto, vabbè, ne prendo una bustina, però. Regolatevi. La verdura, raga, sta diventando un lusso, un lusso. Poi ho 4 buste, quindi incontreremo altra frutta secca, semi, cosine varie. Intanto qui abbiamo delle mandorle, perché queste voglio metterle a mollo stanotte. Anzi, per fare la bevanda vegetale di mandorla, ho preso quelle bio, perché vi dico che io ho provato a fare latte di mandorla, latte vegetale di mandorla, sia con le mandorle normali, insomma, che con quelle bio. Non che quelle bio siano anormali, per distinguerle. E viene molto più buono con quelle bio. Non lo so, hanno un gusto più intenso, non vi so spiegare. Insomma, mandorle, noci sgusciate, mele Granny Smith. Se non erro, queste dovrebbero essere quelle aspre, acidule, aiuto. Amo le cose aspre e acidule, spero che siano quelle. Però insomma, ho preso un po' di frutta che sia diversa dalle banane, perché ultimamente sto mangiando solo ed esclusivamente le banane. E direi anche che variare un pochino non mi fa male, soprattutto per le merende, che io ultimamente mi ritrovo spesso a far merenda tipo con la pizza, sta roba qua, e boh, alla lunga mi sento un po' appesantita. Quindi so, vedrete che ho preso un po' di frutta. E tutta la frutta che ho preso oggi è bio. Quando ho possibilità cerco di prendere bio, nella speranza che venga davvero coltivata senza determinati pesticidi, cose fermo restando che l'aria è inquinata, terreno dove viene coltivato, punto interrogativo, eccetera, eccetera. L'acqua che viene utilizzata, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, uno ci spera, insomma. Abbiamo 2 confezioni di ciliegini di Puglia. Puglia, Puglia. Ah, questo mi incuriosiva, peraltro costava il doppio rispetto agli altri, quindi sono molto molto curiosa. Conserva di pomodorino del Piennolo del Vesuvio, DOP, 100% italiani. Questi devono essere buoni, credo, spero. La prima busta è andata. Che fashion, la bustina personalizzata. Arriviamo alla seconda busta. Una confezione di pisellini primavera. Ebbene no, stavolta non ho preso altri surgelati. Ah, ragazzi, ma che cosa non vi ho raccontato, cioè. Perché adesso ho ripensato ai surgelati. Cioè, oggi il supermercato è stato veramente. No. Mi sono venuti a sbattere 3 volte con il carrello da dietro, ragazzi, da dietro, perché la gente cammina col carrello così e si guarda attorno. E qua non gli scappa. Ma vuoi guardare avanti se stai muovendo col carrello? Cioè, ma io boh, non lo so. 3 volte mi è successo. Poi, mentre stavo prendendo delle cose, una signora, cioè, me la sono ritrovata qui. Ma puoi aspettare? Cioè, dopo un anno uno pensa che le regole di base, no? Distanziamento, cose, chi ti conosce, insomma, stai al tuo posto, no? O chiedimi permesso. No, loro ti si devono mettere addosso, ma. Poi, ecco, nel reparto surgelati ho ribeccato una signora che io, ragazzi, mi ritrovavo sempre davanti per tutto il supermercato, signora.
tutto il tempo a tossì. Cioè, io dico, no, stai male, la situazione è quella che è. E lei è surgelata, io stavo prendendo i pisellini, ho risentito questa tossire, mi sono girata scocciatissima perché per l'ennesima volta me la sono ritrovata davanti questa... Ma che cavolo, proprio di qua tossiva, proprio era bella carica. La tosse importante, insomma, no? Cioè, che cavolo. Ora, non è per scansare le persone, però se io sto male, per rispetto altrui, ora non è per qualcosa. Questo è pure un discorso serio. Ma a maggior ragione in questa situazione... Se non si sta tanto bene, è il caso di stare a casa. A maggior ragione che eravate in due, quindi potevi mandare la persona che era con te, no? Io boh, non lo so. Poi, deodorante. Ormai mi sto trovando... Allora, stavo dicendo mi sto trovando bene. Sì, mi sto trovando bene con questo, che vedete a 0% di antitraspiranti. Mi sto trovando bene nel senso che mi piace, eccetera, eccetera, eccetera. L'unica cosa che non mi piace è il fatto che sia un deodorante spray. Che voi sappiate, deodoranti realmente senza antitraspiranti, perché tempo fa me ne erano stati consigliati alcuni, però poi ero andata a vedere, in realtà avevano gli antitraspiranti all'interno. Quindi se conoscete dei deodoranti, preferibilmente stick, che siano realmente senza antitraspiranti, se me lo potete scrivere mi fate un favore enorme. Perché il mio problema con il deodorante spray è che mi intossico, cioè io praticamente devo trattenere il fiato, spruzzare e andarmene dalla camera. Perché altrimenti mi intossico, cioè comincio a tossire senza fine. Va bene, comunque, ho preso questa pasta integrale di De Cecco, questi fusilli giganti, guardate che bella. Questo me lo immagino con un bel sugo rustico, tipo con i pezzettoni in mezzo, sai che buono. Questi anche me li vorrei far stasera. Piselli spezzati, senza mollo, cottura 30 minuti. Spezzati decorticati. Con questi dovrei riuscire a fare la crema di piselli. Poi... mandorle bio, noci bio, semi di girasole bio. Con i semi di girasole io faccio una cremina che è buonissima. Poi ho preso questo spray disinfettante, elimina fino al 99.99% dei batteri, però macchie sui tessuti. L'ho preso per il divano, voglio provarlo, non l'ho mai provato di questa marca, con vere essenze di agrumi. Peraltro mi sono fidata perché rispetto agli altri, questo aveva anche il cosino qui sotto scritto presidio medico chirurgico, e in teoria presidio medico chirurgico sta ad indicare che è un prodotto sicuro, in teoria. Altre mele, oddio che profumo, ho tirato su queste mele e mi è arrivato un profumo buonissimo. Sì, sono loro! Oh, mele red delicious! Miami! Ma che bontà! Ma che buon profumo! La sniffatrice di frutta. Vediamo se anche queste profumano. No, queste non profumano di niente. Credo che oggi pomeriggio farò merenda con quelle rosse. Che buone! Ho ripreso fagioli Corona. Altra frutta, le pere Abate. Ora voglio sentire se profumano. Sì, queste ce l'hanno un po' di profumo. Ma quelle mele sono divine, cioè. Vi piace la pera? A me la pera in realtà piace veramente tanto. Solo che poi la frutta è buona, non lo so perché, un po' per pigrizia non la mangio, credo. Sono onesta, tra le mele e le pere io preferisco le pere. Voi direte, ma allora perché hai preso due confezioni di mele e una di pere? Perché volevo sia quelle verdi sia quelle rosse, quindi vabbè. Ok. Poi, questo è il mio periodo fissa con gli spaghetti, però con gli spaghetti quelli grandi. E quindi ho preso questi spaghettoni numero 8, guardate che belli grandi. Considerate che a me piace tantissimo la pasta, quella degli spaghetti, quelli dei... come si chiamano? Quelli che vanno nella matriciana. I bucatini. Io impazzisco per i bucatini. Quella è la pasta più scomoda da ordinare se si è in giro, secondo me, perché sono un po' complicati da mangiare. Nel senso, in realtà, sono golosi da mangiare perché ti sporchi, ok? Quindi alla fine ci prendi gusto. Solo che magari se sei in giro, se con qualcuno non ti vuoi sporcare, insomma, proprio è difficile da arrotolare. Non è gestibile come lo spaghetto normale. Però è buonissimo, con quei sughi belli ristretti e unti. Comunque anche la seconda bustina è terminata. Qui abbiamo un sacchettino di rucola. Ah, il pane, ecco, questo è importantissimo, il filoncino a lievitazione naturale, che anche oggi era appena stato sfornato, quindi era caldo e quindi non me l'ha potuto affettare con l'affettatrice. Questo vuol dire che lo taglierò io e verranno fette che partono normali e finiscono o sottilissime o gigantesche, perché io non sono in grado di fare delle fette che hanno tutto lo stesso spessore e mi innervosisco. Altre mandorle bio e altri spaghetti, stavolta integrali. Anche questi belli spessi, peraltro sembrano un po' ruvidini.
Sotto l'altro video, svuota la spesa, una ragazza mi ha scritto: perché non metti i macronutrienti e i prezzi di ogni singolo prodotto che acquisti? Perché onestamente, raga, a parte che i macronutrienti non li guardo neanche io, a parte di qualcosa, però per la maggiore, cioè tipo della spesa di oggi non li ho guardati su niente, quindi non è una cosa che guardo spessissimo, salvo delle cose. Sapete dov'è che guardo parecchio i macronutrienti? Tipo, non so, se devo prendere i biscotti, se devo prendere delle cose molto lavorate, allora sì, guardo i macronutrienti per vedere un attimino sia gli ingredienti che i macronutrienti. Per il discorso prezzo è un po' relativo, perché ad esempio mi sono resa conto che quando facevo la spesa su a Milano le cose costavano molto di più, ma addirittura pezzi potevano arrivare a costare anche 50 centesimi, un euro di più ogni singolo prodotto, quindi ma è un po' relativo, per questo non dico i prezzi, insomma, tanto vi dico dov'è che faccio la spesa, bene o male, essendo quella la catena, più o meno credo che i prezzi siano quelli, insomma. I miei mini burgerini alla zucca, ecco, ad esempio questi, io vabbè, questi proprio nello specifico loro li prendo e riprendo da un sacco di tempo, quindi non guardo più gli ingredienti nella tabella dei valori nutrizionali, però in generale, ecco, se devo prendere burgerini, cosa, ecco, in quel caso lì sì, mi metto a spizzare la tabella. Voi invece fatemi sapere, la guardate per ogni cosa che prendete o soltanto su alcune cose o non la guardate proprio? Ma sapete perché su alcune cose la guardo? Perché alcune cose molto lavorate, insomma, che quindi hanno più ingredienti eccetera eccetera, magari hanno dei valori nutrizionali, no, talmente sballati e per me non hanno senso, sono un carico di zuccheri veramente senza senso, che mi dico vabbè, se io a sto punto mangio un piatto di pasta mi dà anche più soddisfazione, cioè non lo so, però questa è come la ragiono io, eh. Poi dipende, se c'è il giorno in cui mi va una determinata cosa me la mangio senza guardare gli ingredienti, però in generale se sto al supermercato e a un momento sto prendendo qualcosina così mi piace vedere anche cosa sto prendendo, insomma. Non so se avete visto il precedente video dove ero convinta di aver comprato due di queste confezioni, invece alla fine ne avevo presa una, i troccoli pugliesi. Ragazzi, questa pasta è deliziosa, è veramente buonissima. Stavolta ci ho fatto proprio caso, ho preso due perché con una, questa rende poco come pasta, quindi almeno in due persone noi vengono delle porzioni troppo piccole e quindi prendiamo due confezioni, perché non sono confezioni da un chilo ma sono confezioni da 500 grammi. Ah, ragazzi, buonissimi questi, cioè, proprio non li mangiavo da un sacco, i fagioli occhio. Non so se a voi piacciono, io impazzivo per questi fagioli, quindi appena li ho visti ho fatto no, vabbè, li devo assolutamente riprendere. Sacchetti per l'immondizia. E arriviamo al pezzo forte, ero andata a vedere per i panni Swiffer. Quando mi cade l'occhio su una scatola più grande di Swiffer che non mi sembrava di aver mai visto, dico, cos'è? E praticamente leggo Swiffer lava pavimenti. Faccio, lava pavimenti? Cos'è lava pavimenti? Erano praticamente degli stracci, dei tessuti, ora non vi so dire, che servivano appunto per lavare i pavimenti. Ho fatto, ma che figata, però leggo ricarica. Ho fatto, Mi giro quindi e vedo anche tutto quanto il set. Ora, considerate che di base questa qui, la scopa proprio, ne ho un'altra. Proprio gli Swiffer non va bene perché ne è una di Vileda. Mi sono sempre trovata scomodissima, ce l'ho da anni e vi giuro ogni volta che la uso la odio un po'. Poi quando la uso uso il panetto Swiffer, però non è della misura giusta ogni volta, vabbè, insomma, mi è proprio antipatica. Poi come è fatta, perché al di sotto è tipo una spugna. Mi ha sempre ruttato il sistema nervoso e quindi ho detto vabbè, adesso ci sto, stavolta lo prendo. Praticamente questo all'interno ha 8 panni normali, quelli dry, e ha 3 pannetti per lavapavimenti, ed è una gran figata. Questi qui li conoscete, li utilizzate, com'è? E io l'ho preso perché ho pensato potrebbe essere un'alternativa più veloce. Io impiego un sacco di tempo per lavare a terra, quindi mi sono detta magari quando vado un pochino più di fretta posso utilizzare questi come alternativa, così. Non male da tenere lì. Non sempre questi ovviamente, però quando necessario, secondo me, come alternativa veloce. Era interessante, ragazzi, era interessante. Fatemi sapere se li conoscete, se li utilizzate, come vi trovate. Tutto questo set, se non erro, l'ho pagato tipo 11 euro. Quindi 11 euro con la base, qui la scopa e i pannetti. E con questo è tutto, oggi super spesa, adesso devo mettere tutto a posto. Voglia zero, lasciare tutto qui sul tavolo. Comunque ragazzi, come sempre io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!